Con la solenne processione della statua di San Rocco per le strade di Castel San Giorgio si è concluso il programma religioso della festa organizzata in onore del patrono della città sangiorgese. Dopo la Santa Messa mattutina, trasmessa in diretta da Telenuova, celebrata da padre Michele Petruzzelli dell'Abbazia Benedettina di Cava dei Tirreni, grande emozione all'uscita dalla chiesa Santa Maria delle Grazie delle statue di San Gerardo, Sant'Alfonso e dell'Immacolata, che hanno accompagnato nel percorso previsto proprio l'immagine sacra di San Rocco. Grande lavoro per i portatori, per i responsabili del comitato, che saranno da oggi impegnati con il programma civile. Bellissime le parole ai fedeli lanciate dal parroco Don Gianluca Cipolletta e soddisfazione anche per gli amministratori locali. Ecco infatti le parole del sindaco Paolo Lanzara. La processione, soprattutto quella del santo patrono protettore di Castel San Giorgio, San Rocco, è molto sentita dalla popolazione e l'affluenza che è stata anche ripresa dalle vostre telecamere lo dimostra. È un culto sentito quello di San Rocco ed è stata una processione oggi molto, molto sentita, sia perché abbiamo avuto l'onore di avere il piacere di avere una reliquia di San Rocco di Montpellier, grande protettore dei malati, grande guaritore, ma soprattutto perché sono usciti insieme al San Rocco, anche San Gerardo, Sant'Alfonso e l'Immacolata, quindi tutti i santi da noi venerati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, quindi veramente una bella manifestazione, sentita. E poi devo fare un plauso al nostro parroco, Don Gianluca Cipolletta, bravissimo, perché sta riavvicinando la popolazione, ma soprattutto i giovani, alla religione e alla Chiesa. Quindi bravo, bravo Don Gianluca. Sfatiamo anche in questa giornata, intanto ci sono i fuochi artificiali, sfatiamo anche il fatto che San Rocco sia il santo del centro cittadino, San Biagio di un'altra parte della città. San Rocco è il patrono di tutta Castel San Giorgio. San Rocco è il patrono di tutta la città di Castel San Giorgio. Ovviamente ogni territorio, ogni borgo ha la sua chiesa e nella chiesa viene adorato un santo. A Lanzara San Giabbiaggio, ad Aiello c'è, come tutti quanti sappiamo, la Madonna di Costantinopoli, a Santa Maria a Favore c'è Sant'Anna. Quindi ognuno ha il suo santo, ma il santo patrono che unisce tutti è sicuramente San Rocco. Perché il paese è unico, ci sono tanti borghi belli con le loro identità, però appartengono tutti alla città di Castel San Giorgio, comune unico. La pungolo, ma lo so che non lo farò, non c'è nessuna, neanche, diciamo, non c'è nessun derby con il vicino siano, no? Insomma, assolutamente no, assolutamente no, lasciamo in pace i santi, anzi a noi fa piacere che si festeggi anche a Siano, anzi forse è una festa sicuramente più importante anche di quella di Castel San Giorgio, ma noi cerchiamo di mantenere alto il buon nome del paese festeggiando degnamente il nostro patrono.